Il mio cuore è più leggero. Sono felice. È una restituzione di verità e giustizia. In tribunale voglio guardare quella donna negli occhi. Avevo perso ogni speranza, ma ora una luce si è accesa. Chiedo solo al Signore la forza di poter partecipare. Con queste parole cariche di emozione, Silvana Smaniotto, 81 anni, madre di Nada Cella, la segretaria 25enne uccisa il 6 maggio 1996 nello studio di commercialista a Chiavari, in provincia di Genova, ha espresso la sua soddisfazione. Dopo 28 anni, sono stati rinviati a giudizio tre persone. La principale accusata è Anna Lucia Cecere, ex insegnante di 53 anni, accusata di omicidio. Secondo la procura, avrebbe ucciso Nada per prendere il suo posto sia nel lavoro che nel cuore del titolare dello studio, il commercialista Marco Soracco, oggi 62 anni. Soracco stesso, insieme alla madre Marisa Bacchioni, 92 anni, è stato rinviato a giudizio per favoreggiamento. Entrambi avrebbero mentito e coperto Anna Lucia Cecere, mentre la madre avrebbe addirittura ripulito la scena del crimine. Nel marzo scorso, il giudice aveva prosciolto Cecere, ritenendo gli elementi raccolti sospetti, ma la procura ha presentato ricorso, che è stato accolto dalla Corte d'Appello di Genova. Mamma Silvana, ancora scossa ma determinata, aggiunge: «È giusto che qualcuno vada a processo per ciò che è successo a Nada. Io ho sempre pensato che ci fossero più persone coinvolte in quello studio. Finalmente posso guardare negli occhi chi è accusato di averla uccisa». Anche la sorella di Nada, Daniela Cella, esprime la sua soddisfazione. «Oggi una luce si accende in fondo a quel tunnel. Andrà come andrà, ma finalmente Nada avrà un processo». Il procedimento prenderà il via il 6 febbraio, ma già il 3 dicembre ci sarà un primo incontro per un atto tecnico, la formazione del fascicolo. I riscontri investigativi, a quanto pare, sono solidi, non solo indiziari. Il fascicolo era stato riaperto nel 2021 dopo una nuova lettura dei vecchi atti da parte della criminologa Antonella Delfino Pesce e dell'avvocato della famiglia, Sabrina Franzone. L'inchiesta, affidata dal pubblico ministero Gabriella Dotto alla sezione omicidi della squadra mobile, ha portato alla conclusione che Cecere avrebbe ucciso Nada, colpendola ripetutamente mentre era alla scrivania. L'avvocato Giovanni Roffo, che difende l'imputata, precisa che la sua assistita non è stata condannata, ma dovrà solo affrontare un processo. Anna Lucia Cecere, dal canto suo, continua a dichiararsi estranea ai fatti. «Sto affrontando questo momento con coraggio e serenità, perché sono assolutamente innocente e lo grido ad alta voce». Marco Soracco, invece, commenta il rinvio a giudizio con una certa serenità. «I giudici della Corte d'Appello hanno preso questa decisione. Andiamo avanti. Non ho nulla da recriminare. Continuo ad essere sereno, come sempre, e confermo quanto ho sempre detto. La decisione dei magistrati non cambia nulla». Le indagini però sono state lunghe e complesse. I primi rilievi sulla scena del crimine portarono al ritrovamento di un bottone insanguinato, insieme a un filo rosso legato a esso da una pinzatrice, un seme e un ciuffo di capelli. Pochi giorni dopo, i carabinieri di Chiavari, su indicazione di una vicina sospettosa, perquisirono la casa di Anna Lucia Cecere. La donna, con un passato familiare difficile e un presente fatto di lavori precari, aveva già avuto contatti con Marco Soracco, a cui probabilmente aspirava a legarsi in una relazione duratura. Dettagli che gli investigatori non conoscevano all'epoca, poiché né Soracco né sua madre avevano mai menzionato Anna Lucia Cecere. Durante la perquisizione furono trovati 5 bottoni simili a quello rinvenuto sulla scena del delitto. L'analisi non fu ritenuta sufficiente a dimostrare un legame diretto. Con il rinvio a giudizio, però, le indagini hanno finalmente preso una piega significativa. Ora, la speranza di giustizia per Nada Cella sembra più vicina che mai. Nella richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero ha sottolineato un'incredibile leggerezza nella gestione delle prove. I bottoni furono incredibilmente restituiti e 5 giorni dopo la posizione di Cecere fu archiviata.
A emergere è anche un retroscena significativo. Il dottor Pasquale Zazzaro, dirigente del commissariato, e l'ispettore Ramundo sono risultati sorprendentemente all'oscuro del ritrovamento dei bottoni. La sottovalutazione di ogni elemento riguardante Cecere da parte della polizia, nella convinzione che i carabinieri avessero approfondito ogni possibile aspetto, è uno dei fattori che portarono a svilire lo straordinario ritrovamento dei bottoni. Il magistrato ha evidenziato che le verifiche su Cecere si conclusero senza che la polizia, principale responsabile delle indagini, fosse mai entrata in possesso degli elementi acquisiti in quella specifica fase dell'inchiesta. Secondo gli inquirenti, Marco Soracco sarebbe entrato nello studio mentre Anna Lucia Cecere si trovava ancora nella stanza. Lui e sua madre avrebbero cercato di evitare che venisse alla luce la relazione del commercialista con una donna considerata non all'altezza per via delle sue umili origini. Inoltre, avrebbero tentato di impedire che le indagini rivelassero alcune operazioni poco trasparenti, un'ipotesi sempre respinta da Soracco. Con un ritardo di oltre un anno dal delitto, emerge un'altra rivelazione. Saverio P., zio di Nada Cella, si recò dalla polizia per riferire le confidenze ricevute dalla nipote. Il pubblico ministero riporta le sue dichiarazioni. Nada gli parlò di due problemi. Il primo era legato a grosse somme di denaro contenute in buste che aveva notato circolare in ufficio. Il secondo riguardava le avanze spressanti del titolare. La giovane aveva anche confidato allo zio che il commercialista, accortosi che lei aveva intuito l'esistenza di traffici sospetti, le aveva detto che non le avrebbe mai più permesso di lasciare l'ufficio. Altri elementi rilevanti sono stati scoperti durante una recente perquisizione nell'abitazione sopra lo studio, dove vivono Marco Soracco e sua madre Marisa, e dove risiedeva anche Fausta Bacchioni, sorella dell'anziana. Tra i documenti sequestrati spicca un manoscritto attribuito proprio a Fausta Bacchioni, intitolato «Storia di un delitto quasi perfetto», apparentemente redatto fino al 2000. In alcune pagine si fa riferimento a una vicina che avrebbe visto una donna fuggire dalle scale il giorno del delitto, ma che non denunciò l'accaduto per paura di rappresaglie. Emergono anche intercettazioni recenti che coinvolgono Anna Lucia Cecere. In una conversazione con un'amica, l'imputata ha ammesso: «Non c'è stato giorno da allora che non ci penso. Quando accendo la televisione e vedo due o tre donne uccise, mi viene la pelle d'oca, sudo freddo e inizio a stare male. Penso che quello sia stato forse uno dei primi femminicidi dell'epoca. Questa situazione mi ha segnata. Mi ha provocato enormi danni emotivi». Nel corso di un interrogatorio del 2021, Cecere si era lasciata andare a un duro sfogo. «Ho fatto l'errore di andare a ballare una volta il liscio. E c'era: sto commercialista, tutto qui. Perché non mi lasciate in pace? Arrestate lui. È lui che l'ha uccisa. Come faccio a sapere cosa è successo? Vengo qui, ma già mio marito mi ha detto: chissà cosa hai combinato quando vivevi a Chiavari. Già non mi parla più?» Io gli ho risposto: «Se fossi un'assassina, sarei già in galera». Nonostante le sue dichiarazioni, per gli inquirenti sarebbe stata proprio Anna Lucia Cecere a uccidere Nada Cella. Ora però sarà il processo a dover fare chiarezza.